Come vedete, riabbiamo di nuovo e con piacere il professor Uccio Barone. Professore, l'altra sera abbiamo lasciato il treno, abbiamo scoperto di questa diatriba anche forte in cui Ragusa e Modica si accoppiarono per difendersi dall'accoppiata dei Rivieraschi, Rosolini, Pozzallo. Stasera invece cambiamo, quello lo ripigliamo. Tocchiamo sempre il treno perché tu sai, sono un appassionato. E allora, tu mi dicevi stasera parliamo di quello che ha combinato in bene o nel male l'amministrazione dei Garibaldini in Sicilia. La mia domanda è, siccome, ripeto, da studioso del treno, la guerra di Crimea era stata decisa da un certo signor Pito, che a sue spese costruì 12 km di linea a doppio binario per raggiungere Sebastopoli, la guerra del 59 fu decisa dalla possibilità delle armate francesi di arrivare in Italia, di corsa. Ma se ci fosse stato il treno, i Garibaldini sarebbero passati meglio o peggio? Allora, vedo che sei veramente non solo un appassionato, sei anche uno studioso, conosci molto bene, non so quanto i nostri amici telespettatori siano incuriositi da questa storia. È un capitolo del mio libro, di uno dei miei libri sui treni. Andiamo avanti. Farà piacere poi leggerlo e magari discuterlo con te, perché non c'è dubbio che c'è un modo di raccontare il risorgimento, che è quello delle guerre di indipendenza, naturalmente della impresa dei mille, di Garibaldi, di Cavour, eccetera. C'è un risorgimento che io chiamo sottotraccia, un risorgimento particolare nel quale, mentre si giocano le sorti dell'Unità d'Italia, si profila all'orizzonte il grande affare, il grande affare delle ferrovie. Le ferrovie sono il più ghiotto affare industriale, finanziario di metà Ottocento, e quindi c'è una storia abbastanza segreta, ma in realtà ormai da anni la cominciamo a conoscere grazie all'archivio di Carlo Cattaneo, grande economista italiano, che consente di scoprire questa storia un po' inesplorata. Garibaldi arriva in Sicilia, sconfigge i borbonici, ma in realtà ha un asso nella manica. L'asso nella manica sono due suoi amici che hanno finanziato l'impresa dei mille, sono Pietro Adamo e Lemmi, che sono due banchieri livornesi che fanno parte della massoneria italiana e che sono tra i principali esponenti del Partito d'Azione, oggi diremmo la sinistra, diciamo, risorgimentale, e finanziano la spedizione dei mille. In cambio chiedono a Garibaldi un grande appalto, l'appalto delle ferrovie del Mezzogiorno. Abbiamo detto la volta scorsa, i Borboni non avevano costruito se non la linea Napoli-Portici, c'era tutto il Mezzogiorno da infrastrutturare, e questi due massoni democratici del tempo e banchieri toscani ottengono da Garibaldi il 26 settembre del 1860 una convenzione miliardaria, oggi diremmo. Pensate che il valore di quell'appalto equivale oggi a non meno di 6-7 miliardi di euro di oggi, che vennero dati da Garibaldi con una convenzione firmata in quanto prodittatore della Sicilia e anche poi di Napoli, senza un voto del Parlamento, perché non c'era allora il Parlamento, e questo naturalmente creò un sacco di problemi. Ecco, scusami se ti interrompo, Nunzio. Mi pare che questo discorso fu ripreso, non tanto questo delle ferrovie che è interessantissimo, ma in generale nel bel libro di Stanislao Nievo, che era Il prato in fondo al mare. Pare che Ippolito Nievo, siano rumors o sia la verità, questo suo scomparire in questo fortunale che fregò il piroscafo, se non mi sbaglio si chiamava Ercole, è una cosa che è rimasta abbastanza misteriosa. Tocchiamo davvero, c'è un modo di leggere il risorgimento per esaltare i Borboni che è un modo sbagliato, e c'è un modo invece scientificamente serio. Il tema delle ferrovie è un tema serissimo, per completare, perché l'invito di Gianni
Papa è troppo ghiotto perché non mi prenda 30 secondi per dire che quando Garibaldi fece questa convenzione milionaria per quei tempi, miliardaria di oggi, a un gruppo privato senza un voto parlamentare, scoppiò un semiscandalo e fu Cavour, fu la destra storica che pure sosteneva l'Unità d'Italia, ma che era contro Mazzini, contro la sinistra, il Partito d'Azione, che accusò di scandalismo, di fondi neri, di tangenti, pensate un po', il partito di Garibaldi e di Mazzini. Quella convenzione fu annullata e poi il governo della destra storica con Cavour e poi Ricasoli fecero una convenzione per costruire le ferrovie del Mezzogiorno, e a chi la diedero? La diedero tramite alcuni banchieri francesi, il banchiere Lafitte, soprattutto ai Rothschild, cioè al più grande gruppo finanziario europeo. Quindi vedete che grande storia del capitalismo industriale e finanziario si nasconde nel Risorgimento. Ippolito Nievo, dice bene il carissimo amico Gianni, fu una vittima di questi momenti anche drammatici. Lui era l'intendente, mi sembra, no? Era l'intendente. Allora, in realtà il giovane Nievo aveva scritto delle poesie, era un garibaldino, era il cassiere della impresa dei Mille e aveva scoperto, purtroppo, come sempre accade in una guerra, tangenti e imbrogli finanziari dei garibaldini di Sicilia. Migliaia di cappotti comprati in piena estate, migliaia di lenzuola, due piroscafi comprati e mai avuti, quindi voglio dire, e andò a, voleva andare a denunciare questi scandali a Torino, e la nave in cui viaggiava con i documenti in una giornata estiva con il mare piatto, improvvisamente la nave colò a picco e morì Nievo e con lui sparirono i documenti. Professore, devo chiedere un'altra cosa. Ma oltre a tutto questo, che è di un interesse estremo, a mio avviso le guerre, come dicevano gli ebrei, si fanno innanzitutto con i doron. Oltre alle preghiere ci vogliono i doron. I generali, io credo che i generali Borboni siano stati tra i principali colpevoli, perché in condizioni normali anche la flotta militare dei Borboni, che era una tra le più forti d'Europa, avrebbe potuto in 30 secondi cancellare dalla faccia del mare i due piroscafi di Garibaldi. Lasciando perdere che ci potevano essere o meno le navi inglesi al largo di Marsala, ma onestamente, tu che dici? Allora, io queste cose le ho scritte, le ho dette con molta sincerità. L'esercito borbonico non fu schierato in battaglia, ma e giocarono in questa vicenda, Garibaldi arrivò in Sicilia con 1000 picciotti, ma poi l'armata garibaldina diventò un esercito di 25.000 uomini, perché arrivarono tutti i riservisti dell'esercito piemontese, per cui voglio dire, altro che volontari garibaldini, c'erano i piemontesi. E Cavour, diciamo, armò soprattutto Vittorio Emanuele II. Perché i Borboni si arresero così facilmente? Beh, per quanto riguarda la flotta borbonica, si decise di non impegnarla per non aprire uno scontro con la marina inglese. Sì. Ebbene, la marina inglese veleggiava nel Mediterraneo e appoggiò sotto banco, sostanzialmente, permise, creò un corridoio ai due piroscafi garibaldini, ma ci fu un errore strategico di Francesco II. Francesco II, e ho documenti di prima mano, si illuse fino alla fine e fu ingannato da Cavour, che alla fine si sarebbe fatta la Confederazione Italiana e che i Borboni e i Savoia si sarebbero messi d'accordo per fare insieme al Papa quello che era il modello giobertiano dell'Italia, confederazione di stati. E ci sono documenti all'archivio di Stato di Napoli in cui il povero Francesco II, Francischiello, che poi era una brava persona come re,
dice non combattete contro Garibaldi perché stiamo facendo la pace, nascerà una confederazione, così Cavour fece credere a Francesco II e invece così non fu e naturalmente le sorti andarono diversamente. Se invece di Francesco II ci fosse stato il padre Ferdinando II, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, ma la storia non si fa con i certo. E l'Italia sarebbe arrivata da confederata, il sud non sarebbe stato una colonia presa e non sarebbe stato saccheggiato, magari in forma più elegante e non così diretta. Questo al di là dei discorsi, ora c'è il revascismo, tutto quello che vuole. Parliamo in genere, in assoluto. Certe cose, i fatti sono cose testarde, diceva Lenin, e sono cose testarde. Però Gianni, ti voglio dire, al di là poi comincia un'altra storia e la volta scorsa abbiamo detto si fa l'unità d'Italia e arrivano le ferrovie. E arrivano le ferrovie. Qua il problema nostro, e lo potremmo ripetere, è che la classe dirigente meridionale e siciliana che aveva fatto la battaglia per le ferrovie nella seconda metà dell'Ottocento e l'aveva vinta, perché il treno arriva nel sud, arriva in Sicilia, arriva a Modica, a Ragusa, è un grande canale di collegamento, e però poi queste classi dirigenti non riescono a fare nel Novecento, nel secondo dopoguerra, la battaglia per le strade. Questo è stato l'errore. L'errore, la debolezza della classe dirigente. Ti faccio un esempio e anche qui breve, ci sarebbe perché poi chiudiamo. Ma no, 30 secondi. Pensa alla classe dirigente ragusana, al visconte Combe de Lestrade, al senatore Federico Cocuzza di Monterosso, che si impegnano a fare la ferrovia a scartamento ridotto Siracusa, Ragusa, Vizzini, la ferrovia del grano, ancora fino alla seconda guerra mondiale e fino agli anni 50, quando ormai le ferrovie a scartamento ridotto erano finite. Ma perché non abbiamo fatto la battaglia per l'autostrada e per chiudere l'anello autostradale in Sicilia? Dov'era la gente, quella del secondo Novecento, non quella del secondo Ottocento, che ha fatto bene il suo mestiere, al di là degli affari e delle tangenti. Va bene? Bene, allora noi abbiamo suggerito un'occasione di discussione. Io, professore, ti sequestro per altre volte, io ogni tanto ti arriva il mio messaggio, perché il discorso, questo abbiamo cominciato a collegare gli addentellati sul treno, e io, siccome sono convinto che la modifica del mondo è cominciata dal momento in cui sono cominciato le strade ferrate, e sono particolarmente convinto del fatto che uno dei grandi problemi non è tanto la strada, la ferrovia in sé, quanto il fatto che un sistema integrato, se non viene utilizzato e tu non hai l'infrastruttura, sei sempre dietro. Puoi diventare, puoi essere quello che vuoi, ma sei sempre arretrato, perché se tu produci anche la cosa migliore e più diffusa del mondo e non hai dove, come mandarla in giro, è come se non la producessi. Detto questo, ti ringrazio ancora una volta. Auguri per il tuo libro. No, questo è il primo, è uno vecchio. Quello poi qualche giorno ci incontreremo e parleremo. Perché, ripeto, il mio si occupa di Oriente Espresso, ma c'è un capitolo che tocca dell'importanza dei militari con le ferrovie, difatti si chiama Binari e Generali. Tutte le guerre dal 1848 in poi sono state decise dalle ferrovie. Esempio piccolissimo, nella prima guerra mondiale, nel momento in cui la Germania attaccava all'inizio, c'erano, su certi binari passavano due treni ogni 10 minuti, un piccolo esempio di quello che è stata. La Russia perde la guerra proprio per la mancanza di una rete ferroviaria. Eh sì, oltretutto lei pensava di essere furba avendo cambiato scartamento, poi si è trovato in svantaggio. Bravo, bravo, va bene, ma ne parleremo un'altra volta. Alla prossima, grazie, ciao. Arrivederci.